Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Questo dibattito, che cosa... Sanremo è Sanremo, Sanremo è l'Italia e a Sanremo si parla di quello che succede in Italia, è uno specchio di quello che è l'Italia. In questo momento l'Italia vive in un continente che è in guerra. L'anno scorso si è parlato di violenza contro le donne, che è una grande tragedia della nostra epoca, e quest'anno si parla... Quindi va bene, sì. Insomma, non mi scandalizzo, insomma, viviamo in un paese che sta affrontando questo dramma, e fare finta che questa cosa non ci sia, secondo me, è contro lo spirito di quello che sono i giorni di Sanremo. No, l'unica cosa adesso, faccio così, sia Petullà sia Rinaldi, li voglio sentire su questo tema, prima sotto corona, l'unica cosa che mi fa un po' sorridere, poi non sarà così, immagino... che qualcuno controlli preventivamente quello che dirà. No, anche perché è una stupidata, non accadrà come si mai. Dice che non va bene, cioè, qual è il limite? Cioè, pensiamo che Zelensky dica delle cose sconvenienti. Al di là che è abbastanza magari prevedibile l'intervento di Zelensky, voglio vedere qualcuno che possa dire che dice, questo non va bene. Lo taglio. Te lo immagini il consigliere Laganà che dice Zelensky, mi scusi, lo chiama, questa è la virgola, non va bene. Sì. Siamo veramente... È surreale. Tra l'altro è un capo di Stato, cioè non è che stiamo invitando... Peraltro, no, per rimettere le cose in carreggiata, insomma, nella giusta dimensione. Paolo